Paolo, ti aspetto. Io adesso devo andare in cucina perché è tornato il nostro chef dagli occhi blu, Mattia Poggi, che fa strage di cuori, strage di cuori, eccolo! Sono un ragazzo fortunato perché mai. Ciao! Mattia! Ciao, ma come stai bene in blu? Grazie, wow. Grazie mille Mattia, non mi farà arrossire oggi, guarda che è già una giornata difficile. Cosa dunque, succede? Cosa succede? Tu ci porti sempre delle ricette che sono semplici ma proprio buonissime, soprattutto piacciono molto ai nostri figli, io l'ho notato con mia figlia. Allora, vediamo cosa ci hai portato oggi. Olè! Questa bianca è l'apoteosi della ricetta, semplice e gustosa. Che profumo che una arriva. Una torta rustica con i porri e il gorgonzola. Buona, però, buona. La cosa fantastica, Bianca, è che questa, vedi questa pasta sfoglia? La faremo a casa, vi insegnerò come prepararla a casa velocemente e in modo molto semplice. Allora, iniziamo dalla pasta sfoglia. Sì, dai, vediamo quali sono gli ingredienti per preparare al volo a casa la pasta sfoglia. 200 grammi di burro, 250 grammi di burro, 250 grammi di farina manitoba, 100 grammi di burro fuso, 90 ml d'acqua e poi un pizzico di sale. Vabbè, mi sembra facilissimo. Voilà. Allora, attenzione perché questa è una cosa importantissima. Lo vedete questo burro? È freddissimo, Bianca. Sì. Perché dobbiamo lavorarlo il meno possibile, mm-hmm, direttamente nel frullatore con la farina e poi aggiungiamo un goccino di acqua. Vediamo se come non si fosse fa. Freddo, vai. Avremo dei problemi poi a stendere il nostro impasto. Quindi è importantissimo che il burro sia freddo di frigorifero, sì, giusto? Sì, molto freddo, mi raccomando. Io ovviamente l'ho preso dal frigorifero, lo mettiamo all'interno di un frullatore, altro trucchetto, non della classica planetaria, perché altrimenti se, vabbè, magari un pochettino lo metto anche dentro. Ok, se riesci. Ecco, la planetaria andrebbe a scaldarlo un po' troppo. Invece in questo caso il burro lo andremo a frullare e sarà facilissimo poi renderlo, come dire, bricioloso, ecco, diciamo Così. Quindi, cosa ha di speciale questa sfoglia, Mattia? Beh, la pasta sfoglia, Bianca, è molto difficile da preparare. In questo caso questa sfoglia è speciale perché è semplice e la possiamo preparare a casa. Quindi, sai che quando ti cadono le cose vuol dire che ti sta pensando qualcuno? Oppure sono emozionato con te accanto, chi lo sa, eh? Meno male che Jonathan non ha sentito. Allora, frulliamo il burro. Si è subito acceso. Guarda, si è subito ringaluzzito. Dimmi Gianpaolo, che c'è? È arrivato un messaggio da casa in questo momento, dice: sta pensando a me Rossella Erra. Ha scritto tutto. Mi piace Rossella, amore mio. Ciao Rossella. Ciao. Niente, è nata una love story tra Rossella e Mattia. Dunque, hai detto, hai messo il burro, la farina, burro, ora farina, l'acqua. E adesso un pochettino di acqua, ma non tanta. La mettiamo tutta insieme e poi di nuovo andiamo a frullare. Diventerà un impasto bricioloso, quindi molto slegato, per così dire. Perdonami Mattia, se io sono anche un po' pratica. Questa cosa, questo impasto si può preparare anche a mano? Certo che sì, vuoi provare? Lo devo fare io? Mi sono fregata da sola, lo sapevo, però, perché avevo però, visto qui guarda qualcosa. Che cosa ho fatto, brava, perché brava. Siccome bisogna lavorare il burro che è un po' unge un po' le mani, ho messo dei guanti. E voilà. Quindi, ragazzi, guardate, se lo faccio burro, io lo potete fare anche voi. E acqua. Allora, burro, farina e acqua. Dunque, allora prendo il burro, la farina, frulliamo. E l'acqua e la boule. E lo lavo, lo lavoro con le mani o con col cucchiaio? Allora, se io ti ho messo un cucchiaio per, come dire, prima il burro, per vai. Essere più tranquilli. Però Bianca, guarda che cosa deve succedere. Poi dentro al frullatore deve diventare, non ti dico omogeneo, però si deve un po' incollare, no? Un po' azzeccare, come si dice a Napoli. Una volta incollato, quando anche tu avrai ottenuto più o meno queste briciolone, le vedi? Queste bello. Ma tanto lo so che non ti colgo impreparata, perché tu... L'acqua quando la devo mettere? Dopo che il burro e la farina sono diventati un po' farinosi. Ecco, quando vedi che la farina ha bisogno di acqua, la metti. Ok. Tu sei un'impastatrice seriale, lo so, e quindi... Vabbè, ci provo, dai. Bene. Vediamo un po'. Come viene? Beh, non viene così sbrisolona, viene un po' più compatta. Hai messo l'acqua? Questo sì, perché io per aiutarti, cosa ho fatto? Ho messo il burro più morbido ed è effettivamente più difficile. Però... No, scusate ragazzi, posso fare tanto, voglio dire...
Scusa, perché... scusate. A mani nude? Vado. Come dicono a Roma, con tutte le mani. Ecco qua, vai. Vai. È pronto, via. Lo io vedi? Io metto via questo panetto, vedi Bianca, che ho ottenuto. Mi serve un po' di farina, eccola qua, vai. Dai, se no te ce l'ho anch'io. Ce l'ho. A proposito di farina, adesso andiamo a vedere come stendere questa pasta sfoglia, perché è molto importante. Yes. Una volta, vedete, una volta ottenuto il panetto, lo dobbiamo fare riposare, eccolo qui, fino a che ovviamente il frigorifero non diventerà bello sodo. E a questo punto lo dobbiamo stendere. Quindi sempre farina. Quanto tempo in frigo a riposare? È almeno un'oretta e mezza. Vabbè, comunque io l'ho fatto anche a mano, ragazzi. Eccolo qua. Oh, brava, brava. Wow. Va bene, io lo faccio riposare una mezz'oretta e poi lo stendiamo. E guarda come lo stendiamo. Allora, ti spiego. Come la pasta sfoglia, sì, l'andiamo proprio a allungare in questo modo e a rendere, come dire, rettangolare. Okay? Rettangolare. Perché poi la pasta sfoglia va piegata, cioè va spennellata con del burro. Questa non è proprio la vera e propria pasta sfoglia, diciamo, delle pasticcerie, però poco ci manca. Quindi okay, andiamo a fare dei rettangoli, il più, come dire, regolari possibili. Mm-hmm. Poi, con del burro morbido e l'aiuto di un pennello, l'andiamo a spennellare in questo modo. Perché? Vedi? Perché il burro all'interno farà sfogliare la pasta, quindi si gonfierà in cottura e la pasta sfoglia si dividerà, quindi gli strati di pasta sfoglia si staccheranno l'uno dall'altro. Ah, vedi? Guarda, poi tac, facciamo un piccolo libro in questo modo, così, e andiamo avanti a dare un'altra piega, vedi? Incorporiamo il burro. Piega dopo piega otterremo la pasta sfoglia. La pasta sfoglia. Allora, Antonella, so che vuole farti una domanda. Sì, vai, Anto. Allora, volevo chiedere, ma è la stessa cosa dire quiche e dire torta salata oppure sono differenti? Allora, guarda, la quiche è una torta francese che viene preparata con una frolla salata e all'interno viene preparato un impasto con uova e panna. Ah. Invece la torta salata nostra, italiana, più rustica, è di solito a base di ricotta o comunque qualche formaggio spalmabile e non c'è la panna. E poi, okay, come questa, per esempio, la pasta è o sfoglia oppure la pasta matta, quella classica acqua e farina. Allora, okay, andiamo avanti, mille, ragazzi. Grazie, Antonella. Vediamo quali sono invece gli ingredienti per il ripieno di questa torta, vai, salata. Allora, procuratevi 500 g di gorgonzola dolce, 500 g di ricotta, poi 3 porri, 3 uova, 50 g di parmigiano grattugiato, pangrattato, olio extravergine d'oliva e sale e pepe quanto bastano. Dunque, l'impasto è semplicissimo, Bianca. Mettiamo a cuocere i porri che devono cuocere a lungo, mi raccomando. Quanto, più o meno? È almeno mezz'ora. Mezz'ora. Fuoco bassissimo. Perché mezz'ora? Perché altrimenti i porri, come tutte queste verdure tipo cipolla, scalogno, stanno sempre di crudo, hanno sempre un sentore di crudo. Invece devono cucinare per benino. Sì, perché diventano dolci. E forse sono anche più digeribili, se non sbaglio. Allora, guarda, sono diuretici, fanno bene all'intestino e diciamo che rinforzano il sistema immunitario. Ok, allora ammorbidiamo importanti il nostro porro, poi? Poi, a parte, prepariamo in un modo molto semplice un impasto a base di ricotta, mm-hmm, uova, gorgonzola, che è quello che dà il sapore, e un pochettino di parmigiano grattugiato, vedi? Io ovviamente ne metto la quantità adatta per la mia ricetta, quindi ricotta, gorgonzola, parmigiano e uova, le tre uova. Vai, io ne metterò solamente due perché in questo caso ho messo meno impasto, però nella, diciamo, nel computo totale abbiamo tre uova. Amalgamiamo e quando abbiamo ottenuto l'impasto e i porri saranno pronti, andremo ad aggiungere i porri, magari non troppo caldi, all'interno, va bene? Ok, allora diciamo che abbiamo preparato il nostro impastino, poi aggiungiamo i porri che abbiamo fatto cuocere almeno per una mezz'ora con olio extravergine d'oliva all'interno di una padellina. Il risultato finale qual è? Voilà! Eccolo qui, vedi? Un impasto morbido che dobbiamo assolutamente lasciare raffreddare e mettere all'interno di una teglia, vedi? Io ho già preparato questa teglia foderata con la mia pasta sfoglia. Sì. Andiamo a riempirla, proprio a farcirla bene. Qui. Stendiamo
e poi richiudiamo i bordi, quindi tagliamo la parte esterna, togliamo la pasta sfoglia che non va mai appallottolata, mi raccomando, okay. Non va mai riappallottolata. La richiudiamo su se stessa, quanto deve stare in forno, a quanti gradi, Mattia? Allora, guarda, io l'ho cotta, adesso ti faccio vedere anche il risultato finale, almeno capisci come diventa. Sì. Io l'ho cotta a 160 gradi per 40 minuti. 160 per 40, ok. E guarda un po'. Voilà, guarda che meraviglia, calda e croccante. Mo grazie Mattia Poggimo, che bravo. Begli occhi, ma che bella ricetta. E noi ci vediamo domani alle 15:15 qui a Detto Fatto, in diretta rigorosamente con la mia cricca Carla, Jonathan, Giampaolo, grazie Antonella Crerici.